Che cosa? Ah, il sole, no, stavo perché, dicendo, ammazza che lui. Ma c'è un motivo. Che è successo? Che bacia belli. Eh? E bacia belli. Perché i brutti baciano tutti. Allora, qui siamo qua e io ho... Cioè, no, sono allora, godo come un maiale. Avete, dobbiamo come... parlare di selezioni. Perché qui, domani, partono le selezioni di ABKS Gelato. Quindi Alessandro Borghese, Kitchen Sound, programma top, divertente, quotidiano, su Sky 1, si occupa sempre di gelato pure, oltre sì, che di cucina normale. Quindi io ospiterò nel mio contenitore due gruppi di persone. Gelatiai, diciamo, amatoriali. Bravo. Amatoriali. Amatoriali. Su gelatai amatoriali mi piace. Amatoriali. Sui professionali qui sono molto sul sensibile. Sul professionale invece abbiamo un'altra selezione che è l'unconventional. Io tu sono la prova provata. Tu sei la prova provata. Che te non mi vuoi? No, io ti voglio invece. Ma non sei da solo, eh. Beh, meno male. C'hai un bel gruppo di unconventional che vengono con te. Okay, certo, grazie. Allora, a che ora iniziamo questa selezione? La selezione... Eh? Vedrai solo 8. Ma mi hai fatto una domanda? Allora, ho fatto una domanda difficile. No, difficilissima. Perché devi essere preparato. Lo so, hai ragione. Te l'ho detto. Sarà qui allo stand, bravo. Sì, e voglio l'orario. Sì. Controlla. Controllo e non sei, lo trovo. È l'età. Alla miseria. Ci vuole calma. 15:30 domani. 15:30. Quindi 15:30. Dove? Là. Là. Alla vostra destra. Vedete quel box lì? Quel cubo. Esatto, il cubo di vetro. E chi non viene alle selezioni è un maramaldo. Che cos'è un maramaldo? Non lo so. Eh? È Marabellino. Era appena d'enfasi. Toscano, eh? No, sono di Firenze. No, scusa. Non è generalista la cosa. Esatto. Ok. Fiorentino e fiorentino. Certo. Il toscano. Di 612. Che è? I carabinieri? No, è sul codice fiscale, se tu sei di Firenze. E 50-122 cap d'avviamento postale. Ok. Perfetto. Allora, ABKS. Chi conosce ABKS? Dai. Nessuno? No. E allora vi dico io. No. Alessandro Borghese Kitchen Sound. Lui adopera l'acronimo, ragazzi. Eh sì, e sai ragazze, che adesso si fa questa abbreviazione di qualsiasi cosa. Invece diciamo le cose come sono. Domani selezione per le puntate dedicate al gelato per gli amatoriali. Ore 15:30 nel lì, box lì. Mentre subito dopo ci saranno gli unconventional, che sono, diciamo, i professionisti del mestiere, i gelatieri, dai. Esatto. E gli vogliamo spiegare che cosa vuol dire il gelato unconventional? Perché adesso si usano tutti i termini inglesi. Certo. No? Potrebbe essere anche una crema essere unconventional. Dipende. Raccontiamo, poi... io ieri ho fatto un gelato unconventional. Tu pure hai fatto un gelato unconventional ieri. Non l'ho fatto io, cioè non... faccio una premessa. Dimmi. Io qui non mi hanno fatto fare un granché. Perché? Ti hanno isolato? No, non mi hanno isolato, sono talmente avanti che li sono dietro. Mi hai detto di qualcosa che ha a che vedere con dattero? No. Salve. Oggi. Tu allora, chi sei? Tutti. Lei è la Giovanna. La Giovanna. E lui è Gianfrancesco. E loro lei? Elettra. L'assistente di Gianfrancesco. Che mi dicano più brava del Gianfrancesco. Mi pare chiaro che sì. L'assistente di Elettra. Qui parliamo di unconventional. Unconventional, quelli famosi della crema con le uova. Con le uova particolari, quindi non solo di gallina classica. Esatto. Ma Germano. Germano Reale. Esatto. E anatra muta. Perché se parlasse sarebbe un problema. Che qua. Quindi loro sono stati i primi interpreti, loro sono stati ospiti nella mia gelateria di Firenze e noi abbiamo voluto riformare queste coppie che sono venute a trovarmi in questo contenitore. Perché? Per parlare di qualcosa. Il gelatiere che fa un qualcosa di ordinario ma è straordinario. E loro saranno all'interno di ABKS, giusto? Dipende, bisogna farli vediamo il testing, se ce la fanno. Il testing. Il testing.
Fatene una morsa. No, noi facciamo il testing, ti diamo il morso. Se sei... Chi di voi si occupa di gelato? No, mica tutti, eh. A parte i tre signori là dietro che mi sembra evidente, almeno dal punto di vista del vestiario. Però, chi altro qui si occupa di gelato? Lei lo mangia, signora, che mi sembra che diciamo che la prima occupazione principale è quella di mangiarlo. Per me si ne occupano più di selfie loro con te. Sì? Io. Quelli magari li facciamo dopo, con immenso piacere. Quindi, vi voglio di nuovo ricordare questo appuntamento. Se siete appassionati di gelato, lo sapete fare bene e volete venire in trasmissione da me, mi raccomando, domani 15.30 qui nel box Bravo ci sono le selezioni di Alessandro Borghese, Kitchen Sound, gelato. Poi ci sono i gelatieri che hanno fatto l'altro gelato, quelli con il dattero. Loro? I datterati. I datterati? I datterati. Che sono i datterati. Poi c'è cammelli e cammellate, le truppe cammellate. Molto molto bene. Chi altro ci sta? E ci sarebbe, scusatemi, la mia stagista preferita. Chi è? La Valentina Nazionale, la Vignale. Tutto regolare. Questi siamo. Poi arriveranno, ora visto ci siamo, io vorrei chiamare quelli che ci sono dopo, che verranno a fare un gelato. Ok. Per cui due dei Galliera Boys, Maurizio Bernardini e Jacopo Balerna. Eccoli qua. Ragazzi. Vai. Bologna da leccare tutta la vita. Sono loro. E poi Gabriele Scarponi. Gabriele! No, l'hanno rapito gli alieni. C'è stato gli alieni. Fanno una nuova puntata. Chi altro c'è? Abbiamo, ecco, avanti. Matteo e Simone, siete sicuri ci sia anche Simone? No, perché dalla barba non mi pareva di conoscerlo. Simone De Feo. E poi Stefano Dassie. Mazza, siamo tanti qua dentro. È un party. Eccolo qua. Quindi, tutti voi che siete qui, vi voglio alla stessa ora, domani, qua. Belli, carichi. Belli carichi a fare il tifo. Mi raccomando, un bacione grande a tutti quelli che ci seguono, ovviamente. Assolutamente unconventional. Bravo. SIGEP 2018, 15.30, ci sono le selezioni di ABKS, Alessandro Borghese Kitchen Sound, mi raccomando, vi aspetto. Ciao, bravone! Grazie.